adoperi per lottare contro le discriminazioni, per assicurare l'eguaglianza contro l'omofobia, a favore delle unioni civili e per l'accesso al matrimonio civile alle coppie formate dalle persone dello stesso sesso, mettendo al centro del dibattito politico questo obiettivo. Denunciamo anche il fatto che a livello internazionale c'è un'alleanza tra le forze conservatrici fondamentaliste guidate dal Vaticano assieme agli stati fondamentalisti musulmani e le forze dittatoriali per far prevalere i valori cosiddetti tradizionali sulla protezione dei diritti umani fondamentali, e su questo anche dobbiamo verificare il fatto che sia scritta o non è scritta. Nel momento in cui prendo tutte le mozioni, ritengo che a favore posso intervenire, io ritengo tutto legittimo che un minuto e mezzo, due, non cambia l'opinione di nessuno e do l'invito a loro. Di fronte al casino, di solito è un atteggiamento più tollerante che restrittivo, perché non cambia nulla e non toglie nulla a nessuno di loro. Quindi, sono due minuti che potrebbe scrivere e farlo leggere a qualcun altro. Evitiamo di fare delle cose che hanno senso e andiamo sul punto della questione. E siamo nati con uno scopo ben più alto e più nobile, naturalmente, di quello di costituirci contro l'associazione della libertà di ricerca e l'associazione di il mio parere, che è quello che esprimeva anche Luca Coscioni riguardo alla sperimentazione animale a scopi farmaceutici e di ricerca per risolvere le malattie, è quello, cioè di essere, purtroppo ci sono le malattie e ci sono i diritti animali. Io, come il mio pensiero, è che prima si risolvono le malattie, che sono cose gravi, e poi, se c'è tempo, si risolvono la questione dei diritti. Ad oggi alla sperimentazione animale con scopi farmaceutici, poi si può discutere di pelliccio, si può discutere di cosmetici come altra cosa, non le ho ritenute, col mio parere, in grado di competere con quella che è la sperimentazione animale. E io stesso, se fosse impedita questa pratica e avessi una persona cara per la quale non si può cercare di risolvere il suo problema di malattie con la sperimentazione animale, io darei il mio animale domestico per farlo, perché sì, Presidente, questo è il mio parere. Il mio parere è contrario a questa mozione, io voterò contrario, invito a votare contrario a questa mozione per una ricerca scientifica più libera di quella che intendo, e sarei benvenuto all'associazione Luca Coscioni, alla quale sono iscritto, e non siete un'associazione contro la Coscioni, siete un'associazione, dal mio punto di vista, che esprime un parere opposto a quello della Coscioni. Scusate, se il 37 vede 37 con diverse, voi guardate tutti me, io vedo tutti e ognuno si alza. Si dice e si chiede semplicemente, laddove possibile,
favorire forme di ricerca che escludano, laddove è possibile, la sofferenza di altri esseri senzienti. Quella fondamentale ultima, di solito non condivide. Io voterò contro, ma non perché non condivido quel che hanno detto prima che c'è, ma perché è la mozione. La mozione che è scritta con tutte le nostre mozioni, infatti mentre la leggevo prima, dice di indirizzare i finanziamenti pubblici. Se voglio fare un paragone forte, è esattamente come le leggi che Bush fa per togliere i finanziamenti pubblici alla ricerca sulle staminali e sulla morte. C'è un progetto finale. Il punto è che oggi la ricerca e la sperimentazione e la parola di iniziazione in un posto in cui si ragiona razionalmente, cioè evitarla di usare la sperimentazione male, anche se esiste, se esiste anche questo allora, perché sicuramente vi sono sperimentazioni male ignobili, vi sono delle sperimentazioni male meno invece fluente, meno coerente. Però il problema che oggi è innecessaria con l'aspetto legislativo è perché in gran parte della medicina, della chirurgia e altre cose non è sostituibile ad oggi. Quindi impedire la ricerca e i fondi pubblici vanno per la ricerca nella parte in cui è possibile e necessario perché non è sostituibile e finalizzata l'altra parte, lo ritengo sbagliato. Dico chiudendo che io lo conto. Se passasse non mi scandalizza e non mi preoccupa, perché tra le cose che diciamo e le cose che poi facciamo davvero nella realtà che possiamo fare, c'è sempre per distanza tra tutto il male, che bisogna valutare. Io direi però chi è l'opposizione contro la sperimentazione animale a distinguere tra la disobbedienza civile, la lotta, la battaglia e poi il contagio, e le questioni di obiezione di coscienza e di posizioni legittime sono diverse. Perché se non possiamo utilizzare la stessa categoria in modo diverso sulla salute riproduttiva della donna, sul servizio militare, sulla sperimentazione animale e quant'altro, dobbiamo avere una coerenza che prevede il diritto ad avere il diritto all'obiezione di coscienza, il diritto di coscienza e il diritto della carta fondamentale dalla Nazioni Unite, ribadito dalla Carta Europea e a tutti i livelli. E come la Dicaglia dobbiamo essere molto decise queste battaglie, anche faziosi, fino in fondo, ma rispettosi dei diritti internazionali di dell'individuo. Ecco perché voto contro, pur condividendo le motivazioni che esposte, ma non la soluzione che viene proposta. Allora parto proprio dalla soluzione che viene proposta, nel senso che questa mozione non propone di togliere i finanziamenti pubblici alla ricerca che avviene sulla fondazione. Propone di indirizzare i finanziamenti pubblici a favore di metodologie innovative tecnologicamente avanzate che in un suo modo fanno ricorso agli animali. E se mi permettete, questo è un settore che è proprio penalizzato, anzi totalmente negato nel nostro paese, perché non gode neanche minimo che tutto è concentrato esclusivamente sulla ricerca con la sperimentazione animale, e credo che proprio questo ragionamento, cioè il fatto di iniziare a sostenere un'alternativa, debba riguardarci, debba essere nel nostro sentire, nel nostro anche agire, perché attiene peraltro appunto alla libertà di ricerca scientifica, che non è solo quella è una via che teniamo, non c'è niente di come dire, negatorio, proibizionista, ecco questo è il termine giusto, si chiede soltanto di prendere in considerazione e di iniziare ad aiutare il settore che finora è stato letteralmente proibito. E sappiamo da chi. Grazie. Hai sentito il dibattito congressuale? Cioè no. Quest'ultimo momenti? No. Zero. Vabbè, qualche impressione? Va bene, che va bene.
No, non va bene che non ho sentito, no. Ma te spacco la faccia. No, pensavo che si sentito con la radio. Stai zitto, non disturbare con la radio. No, no, poi avanti. Web TV, Marco. Cosa ne pensi di questo congresso? Io non penso. Okay. Allora, un'ultima curiosità e poi basta, non ti disturbo più. Sei iscritto qua, tu voterai? Sono? Iscritto, e quindi voterai. Sono iscritto, ma non c'ho la cosa. No, dicevo per il voto. Quale voto? Ci sono diversi voti. Sì, per il segretario, il presidente. Ho capito. Voterai? Voterò, sì, forse, probabile, ma non lo so. Ma ti ringrazio. Prego. Ah, comunque abbiamo la conversazione fra poco, c'orai. Certo, adesso è mezza. Grazie comunque. Ciao. Ciao. Si sa. Momento di suspense, siamo il votificio in corso, non sappiamo chi sarà eletto. Vediamo di avvicinare Mario Staderini. Mario, in questo momento di suspense. In questo momento di suspense si aspetta il voto e vedremo se sarà il... Almeno per le emozioni, dici qualcosa, per le emozioni come ti è sembrato? Ma le emozioni, un bel congresso. Un congresso come al solito, in cui può succedere di tutto, ci sono i soliti toni più alti, riflessioni elevate, interventi magari alla Franco Levi. Tutto fa parte del congresso radicale. Alla fine ti posso dire una cosa, io di questi 3 anni sono stati faticosi, sudati, magari non sempre è andato tutto, non ho avuto sempre la strada spianata o io stesso magari ho fatto qualche errore, però sono felice, le ho fatti bene, li rifarei. E ora adesso aspetto sereno quello che succede. Senza. Grazie Marco. Ciao. Banca Bricegna. Un attimo. Proviamo a spegnere un po'. Uno spento di luce, Vai. Girati. In compagnia di Blanca Bricegno. Blanca, abbiamo sentito fare il tuo nome, abbiamo verificato da Franco Levi come candidata alla presidenza. Sì, sì, difatti Franco ha questa cosa che io lo ringrazio e mi sento molto onorata, perché lui mi considera una sua figlia e se quando mi candida qualche cosa sempre dice candido la mia figlia Blanca Bricegno. Però non sei stata chiamata? No, non sono stata per niente chiamata, anzi ad un certo punto Igor Boni, perché io ero dietro, mi ha suggerito di andare dietro, di avvicinarmi perché mi avrebbero chiamata e avevo addirittura chiesto se potevo aggiungere, perché vedo che tutti ne parlano, un goccino in più, e dico ma posso declinare a favore di Silvio Viale, e lui mi dice sì certo lo puoi fare, e dico ma colgo l'occasione per dire che non me ne posso occupare perché sono impegnatissima nell'organizzazione della diaspora venezuelana in Europa da una parte e dall'altra dal terribile problema che si è presentato ad agosto di quest'anno con una mattanza degli indios Yanomami da parte dei Garimpeiro che non ha nome, hanno ucciso, bruciato vivi 80 persone e aperto dei buchi giganteschi come nell'epoca di Nabucodonosor con dei serpenti velenosi sotto e hanno messo le bambine di 10-12 anni Yanomami, il tutto con il disgoverno venezuelano assicurando che questo non è mai successo, invece il Brasile ha aperto un'inchiesta su questa problematica. Dispiace comunque chiudere così in un modo non democratico e irrispettoso verso la mia persona, perché comunque questo diminuisce non Blanca Bricegno, ma è il problema della visibilità della resistenza venezuelana, per la quale io comunque, anche nell'oscurantismo dei radicali che vogliono versare anche su di me, cosa che è
freudianamente patetica, e questo si cambia solo con processi profondi di coscienza. Io lo subirò, ma io continuerò nella mia battaglia perché il Venezuela è libero, democratico, non violento e cosciente. Blanca, ne hai parlato con Silvio di questa cosa? No, ma avrò occasione forse in macchina perché torno con Silvio. Bene, noi lo faremo subito, ti faremo sapere. Aspetta, aspetta. Silvio, non in qualità di neo eletto, ma in qualità adesso di presidente. Ci sta qualcuno che ci ha detto che è stato candidato alla presidenza ma non è stato chiamato per l'accettazione. Si tratta di Blanca Brigegno, proposta da Franco Levi, che non è stata chiamata per l'accettazione. Non ero più io presidente in quel momento. No, presidente è alla proclamazione dopo lo scrutinio. Ah, non lo so, a parte che chiunque può votare chiunque anche se non si è candidato. Questa regola radicale, cioè non è che io votassi. Se non c'è l'accettazione? Accettato a posteriori, vale il popolo, vale il principio solare. Si può votare anche Marco Belelli che non ha accettato perché era assente. Si può votare Marco Belelli, se ottiene 200 voti è presidente. Qualcuno, se poi non accetta, si rimane una carica vacante. È chiaro che è una questione di responsabilità. Adesso io non c'ero più come presidente nella fase in cui è stato proposto da Franco Levi Blanca Viseno. Credo che di solito... Ha detto la sorella Blanca Brigegno e mio fratello Marco Blevo. Credo che già l'anno scorso sia avvenuto qualcosa del genere, con pochissimi voti, e di solito le proposte di Franco Levi vengono prese con un po' di originalità. No, per carità, però forse l'anno scorso la cosa sempre con Blanca Brigegno. Penso di sì. È un po' singolare la cosa. Sì, ne prendo atto. È un caso? Ne prendo atto. Vabbè. Ok, grazie. Attendiamo Deborah Cianfanelli. Deborah, questa candidatura, allora, cosa ti aspetti? Le speranze che tu riesca? Se una persona accetta la candidatura, ovviamente sarebbe ipocrita dire che la speranza non sia quella di riuscirci. Non è una candidatura di competizione. Abbiamo io e Silvio Viale dei modi diversi di intendere il ruolo di segretario di presidenza e vediamo quale sarà più seguito. A mio parere, anche come ho detto nell'accettazione della candidatura, anche se il ruolo del presidente da un punto di vista statutario, meramente statutario, il compito fondamentale è quello di presiedere il congresso, storicamente nel mondo radicale non è mai stato così, ha sempre avuto anche un ruolo di supporto politico per gli organi dirigenti e ritengo che in questo momento possa essere un apporto, se è valido, visto che mi è stato richiesto, di poter cercare di svolgerlo. Noi saremo personalmente, anzi come Liberi TV, molto contenti se tu riuscissi ad essere presidente. Volevamo chiederti, la fase finale ha visto anche la presentazione di una mozione di modifica statutaria, molto importante perché entrava proprio nel merito di una discussione. Io ti volevo dire questo, non ti sembra che forse di quell'argomento si sarebbe dovuto parlare durante il congresso un po' di più, per poi fare un votare in modo un po' più così informato, un po' più ponderato? Ma io devo dire onestamente che ho provato stupore quasi in questo dibattito ed è stato anche uno dei motivi per cui ho accettato la candidatura, perché ti riferisci, penso sicuramente, alla presentazione o meno di radicali italiani in quanto tali alle elezioni politiche. Io sono nel partito da 30 anni, anche studiando la storia, cioè, dal momento in cui abbiamo fatto la scelta del transnazionale, noi proprio per distaccarci dalla politica terra a terra che noi critichiamo, dalla politica partitocratica che noi critichiamo, abbiamo fatto la scelta di non presentarci se non in casi eccezionali, con motivi eccezionali, con programmi specifici e sui programmi, via via con le coalizioni o con il simbolo che avremmo deciso. Radicali in quanto tali, per scelta già dal transnazionale in poi, non nasce per presentarci e mescolarci ad essere uno degli altri e uno tra gli altri innumerevoli partiti. Quello che ho sempre apprezzato nell'area radicale è stato questo distacco anche formale dalle lotte intestine volte soltanto a conquistare. Possiamo mettere un attimo qua?
Ci segui tu? A posto, accomodati. Così siamo un po' meno in mezzo. Volte soltanto a conquistare qualche seggio in Parlamento, a prescindere dagli obiettivi e per far parte della partitocrazia. E sono rimasta un po' negativamente stupita da tutti gli applausi che ci sono stati contro questa decisione, che appunto non se ne è dibattuto da parte della dirigenza, semplicemente perché lo abbiamo sempre ritenuto un dato di fatto. No, peraltro il tuo stupore potrebbe essere confermato, dovrebbe essere confermato dal fatto che sono stati 3 voti di differenza. Sono stati 3 voti di differenza. Quindi insomma un congresso su questo spaccato. Sì, è questo appunto il motivo, come ho detto e come ti ripeto, per cui ho accettato anche la mia candidatura, perché ritengo che sia importante dare un supporto anche alla storia radicale. Ormai che sto invecchiando mi reputo abbastanza storica e poi ovviamente le cose si trasformano. Sicuramente se il movimento radicale dovesse trasformarsi con questa piega, amici come prima, ma le strade si dividono, perché io penso che questo sia uno dei cardini fondamentali. Cioè, se dobbiamo mescolarci e dire a prescindere da tutto noi ci presentiamo come radicali italiani, qual è più la differenza tra noi e gli altri? Qual è più la differenza tra la galassia e uno qualunque della miriade di partiti che nascono, muoiono, rinascono dalle proprie ceneri in maniera sempre peggio, però, non come la Fenice? Secondo te la differenza sta nella forma, non nella sostanza? La differenza sta nella forma, perché nella sostanza noi come movimento radicale parlo di Galassia, Associazione Coscioni, Radicali Italiani, Nessuno Tocca Caino, tutti, non c'è pace senza giustizia, ognuno fa il proprio compito, il proprio ruolo e siamo sempre stati tutti compatti e sempre presenti in qualche modo partecipativo, di protesta, di astensione, cioè noi siamo sempre stati presenti alle competizioni elettorali con questo statuto che diceva in quanto radicali non ci presentiamo, poi siamo comunque riconoscibili. Che si chiami lista. Questa cosa non c'era nello statuto, è stata inserita almeno una cosa di chiarezza e non si potrà più dire che insomma cioè non ci sarà più ambiguità, perché pare che appunto non fosse questa preclusione stabilita in statuto. Non era in statuto, è sempre stato. Sono quelle cose che si danno per scontate, perché è un principio che ha sempre appartenuto alla storia radicale, dal transnazionale in poi, nello statuto l'avevamo messo. Radicali italiani, come anche gli altri soggetti italiani radicali, sono nati per dare una possibilità di occuparsi in maniera forse prevalente, ma neanche tanto, perché poi, parliamoci chiaro, siamo comunque noi, facciamo parte della galassia, per essere più è nato Radicali Italiani, facilmente identificabili per l'elettore italiano, per chi vuole avvicinarsi a fare politica e non è ancora abituato a ragionare nell'ottica transnazionale. Però no, che questa obiezione venga dal nostro interno mi ha stupito. Potrebbe essere un segno di trasformazione di qualcosa. L'ho detto, le cose a volte si trasformano, a volte degenerano, spero che il mio terrore è che stiamo un pochino degenerando. Deborah, ti ringraziamo e in bocca al lupo. Il lupo. L'audio. Michele De Lucia. Michele, un commentino ad urne calde, anzi chiuse. Ma intanto aspettiamo i risultati, quindi prima dei risultati. Commentiamo i risultati. Prima dei risultati può essere un commento davvero parzialissimo. È stato un congresso duro, uno dei più faticosi, complicati. Credo che abbia fatto chiarezza su un aspetto importante, anche su più di uno.
primo, nessuno si salva da solo. Secondo, la consapevolezza che per salvarci tutti insieme dobbiamo remare insieme. Terzo, credo che la modifica statutaria che io ho proposto sapendo di tirarmi dietro molte antipatie e molte contrarietà è però un elemento di chiarezza che aiuta radicali italiani e che credo che quello che non si è capito in questi 4 giorni si potrà capire nei prossimi 361 che ci separano dal prossimo congresso. Praticamente l'inserimento, parliamo adesso, spieghiamo un pochino a chi ci ascolta, della modifica statutaria in cui è sancito l'impossibilità per gli italiani di presentarsi come tale a competizioni elettorali. La scelta, perché abbiamo votato, di radicali italiani di non presentare in quanto tale proprie liste o proprio simbolo. D'altra parte non lo ha mai fatto, l'unica partecipazione tra virgolette diretta è stata mediata dalla Rosa nel Pugno. Radicali italiani non è l'unico soggetto italiano di radicali in Italia, c'è anche l'associazione Coscioni, ci sono anche le altre associazioni della classe radicale, quindi... Ci furono anche delle liste Coscioni, non accettate, ma ci furono delle liste Coscioni. O metti in discussione l'articolazione per Galassia, e su questo l'ho detto nella mia relazione e lo dico almeno dal 98, quindi sono 14 anni, sono... Ho perso il filo, che stavo dicendo? L'articolazione della Galassia, sì, io 4, l'articolazione della Galassia. O si mette in discussione in chiave di una reductio ad unum, oppure se hai la Galassia questa modifica statutaria è doverosa. Mi dispiace molto, veramente molto, ma da un punto di vista umano, non politico, che per cercare di battere questo emendamento mi si sia dovuto dare da parte di un congressista legittimo, per carità, del Volta Gabbana eccetera eccetera, attaccato alla poltrona. Sfido chiunque a sedersi su questa poltrona. Scotta, nel senso che dura. Beh, per chi ha visto il bilancio, ascoltato la mia relazione e i miei interventi, direi che è bollente. Senti Michele, sì, è chiaro chiaramente che questa mozione, appunto, inserimento ha vinto e quindi verrà inserita nello statuto. Però il congresso si è spaccato, è passato con soli 3 voti. Sì, ma devo dire, evviva i congressi dove ci si spacca e ci si conta. Il problema è la qualità dello spaccarsi e del contarsi. Mi piacerebbe che uno scontro altrettanto appassionato e duro possa esserci in futuro su come fare a uscire da questa situazione, su come fare a trovare più iscritti, su come fare a essere più efficaci, su come fare a essere tutti noi più adeguati e migliori. Spero che ci sia in futuro, magari prossimo, un congresso così. Michele, se verranno riconfermate queste cariche, questi incarichi, insomma, che magari sembra una cosa castizia, per carità, questi incarichi, c'è tra te e il segretario la sinergia giusta per poter fare un buon lavoro? Guarda, io sono da sempre a disposizione di tutti e a maggior ragione di quelli che con me condividono una responsabilità. Credo che potremo migliorare molte cose. E dopo questo congresso ho fiducia che riusciremo a migliorare molte cose rispetto all'anno che si è appena concluso. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo agli iscritti, lo dobbiamo al movimento, lo dobbiamo a questa storia che abbiamo la responsabilità con altri compagni di fare andare avanti meglio che possiamo. Grazie Michele De Lucia, appuntamento su libri.tv. Grazie a voi.